Alberto? Penso più al Marcello Dmocchi. Marcello Dmocchi. E? Ce ne sono tu figlio di un bar? Alla matala, guarda là il campanello. Niente, al solito si dice la mamma e va un stich, però poi non è messo che vabbè. Allora, buonasera. Faccio un pezzo. Faccio un pezzo della Odissea tradotta da Tonino Guerra. Ciao. Okay. Mi regolo, scusate, arrivo di corsa. Faccio l'ultimo canto. Tonino Guerra ha tradotto in dialetto romagnolo l'Odissea e apparentemente non c'è nessuna attinenza fra il testo omerico, il mondo di Omero, l'antica Grecia, gli eroi omerici e la civiltà contadina di cui Guerra è espressione. Invece un legame c'è. Per esempio, io adesso vi recito la Cantata Penelope, che sarebbe quando Ulisse, travestito da mendicante, torna ad Itaca. Nessuno lo riconosce tranne il suo cane, Argo, malconcio, malmesso. E c'è questo particolare che Argo giace nel luogo più umile che si possa immaginare, cioè una mucchia di letame. Ora io quando ho letto questo particolare ho pensato che fosse un'iperbole, una cosa inverosimile, cioè come fa, perché mai un animale, poi uno con un fiuto così fine come il cane, si dovrebbe mettere a giacere in un luogo così repellente, una mucchia di letame? Mi sembrava un'assurdità, cioè, qui è esagerato, guarda, è esagerato. Poi sono andato a vedere il testo originale, il testo di Omero, e anche lì questo dettaglio era immutato, è esattamente così. Quando arriva Ulisse ad Itaca e vede Argo, e Argo lo vede, Argo giace sopra un mucchio di letame. Però, siccome l'Odissea è pieno di mostri, di prodigi, di cose inverosimili, ciclopi, scilla, caridi, non ho dato peso a questa cosa, ho detto sarà una iperbole omerica, non è un'iperbole di Tonino Guerra, è un'iperbole di Omero, però è sempre un'iperbole, un'esagerazione. Finché questo Natale, al cenone con la famiglia, mi è capitato di parlare con la mia nonna, la nonna Dorina, che ha 90 anni, ha fatto per tutta la vita la contadina, e ci è capitato di parlare di animali, di come fosse diverso una volta il rapporto con gli animali. Oggi li teniamo in casa, li coccoliamo, ne siamo quasi schiavi, una volta venivamo lasciati così liberi nell'aia, non si dava un nome ai cani, ai gatti. E lei mi ha raccontato questa scena, che un inverno freddo, mentre nevicava, il cane nero in cortile, per scaldarsi, per trovare rifugio, era salito sopra il mucchio dell'etame. Il particolare è, la cosa è sensata, perché la fermentazione dell'etame produce calore, è esotermica, quindi ha senso tentare di riscaldarsi salendo sopra il mucchio di letame. Allora sono andato a riprendere il testo omerico, l'ho letto meglio, dall'inizio, con più cura, e lì c'è un particolare. Quando Ulisse torna ad Itaca è un mattino di brima, è un mattino di brina, quindi è freddo. Quindi ha senso che Argo tenti di scaldarsi sopra un mucchio di letame. Ecco, allora, quello che mi era sembrato un dettaglio inverosimile, un'esagerazione, un'iperbole, è invece un dettaglio realistico. E la mia nonna Dorina, che non sa niente di poemi e di poesia e di antica Grecia e tantomeno di Omero, mi ha insegnato qualcosa, mi ha impartito una lezione di letteratura antica. La Cantata Penelope, versione romagnola di Tonino Guerra, dall'Odissea di Omero. Arriva Ulisse ad Itaca, incontra il porcaro. E di do, come faceva tutti i dì, i paganer, usci in via a portare un animale, tal cusendi di padron, per la magneta della turneada. Ulisse, travestì da vece, ui vedrì, ma che fosse i suoi utenti. Proprio sotto al muro del palazzo sorge una moccia di stabi, qui è Argo, e su che? Cuscelza su una fadiga che mai, qui fa
fest, slacout, per te, quello aveva conosciuto. E si ricordava quando andava in casa a Sam. Ulisse, lo spiego, a fede del carezzi, si occia panè, ma subito e torna a dormire baganer. Argo, se tutta la contentezza cui era arrivata, ma dos, ustogli se stabi, e guarda lontanes fino alla zona in fondo, e si indurmenta per sempre. Penelope, che aveva fino ai lanzol, adesso non poteva più rifiutare matrimoni se uno di quei che stava da tonda. Dato però che i pretendenti erano una massa, la pensa che Marai leva da Vnifur da una sfida da fe Slerk d'Ulisse, che lì la teneva sempre tra la sua camera da letto. Giugneva in filè su una fresse i dogianel grand moon mudaina da Zdarzent, che era solo l'urel d'un cancel de Courtois. Al quater in ponta di dop mezz'dì, al trombi, al dae via ma la sfida. E spossopta, subit e prem pretendent, che era un zovon sulla barba in ponta. L'erza, l'erc d'Ulisse, e poi circa tirè la corda, che la dà la spenta ma la fressa. E prova da pigliare l'erc, ma ugna lo fa! E tenta di svolti su una sudarella che gli corzoma la faccia rossa come una mala ingranata. E passa l'erf mesgon che farei de public perché invici a fare per te la fresa te sforz al breghi di dri al fatta track. E us vede il mutandi anche terzo e tot chi ti faccia lec e i tacca a proteste perché i dei che bisognava cambiare l'erf. Penelope la guardava come coi dispiacessi invece di oggi. Lei era ligre. A un certo punto, Ulisse, che pareva un sgrazie, us fa venti per mandare se può provare anche lui. Tutti smetterei. E Penelope invece la fa segno che poteva. Allora Ulisse, e tua solea, Clara Matera, un lesso ben salmeni per trovare la porbia, poi smette in pausa. E tira la corda della fressa che aveva messa in posizione, te mette la corda e pianin, pianin, e poi galer sotto gli occhi della zenta. La guarda a bocca aperta. I principi si snervosisce appena vede che la fressa la passa 32 anel di cancel e la vola dritta in filè la fronte ad una di loro. Che casca matera come un black. Taglietti fresse al partes dalla cattiveria infernella d'Ulisse e gli infile pete al gol di pretendente la sumoi chi fa di roggi sporca sangue. La gente la scappa via e tra confusione ven fuori anche Telemaco e Baganer e 3-4 mei che fa un mafel sospedi, curtei e lenzi. I principi casca matera su una fasa bianca come merum e la lingua di fora lì che la porpia subito porta via i murti sul carioli e su una caretta pribaghen. Intent, Ulisse e su fiul e Kid e smette di sdeisore e scalen de poz e lo sfatiremo addosso dal calpletti d'acqua per la vea sangue e la sua sfinitezza. Canche sulla porta del palazzo e ven fora Penelope, querta d'voili quasi trasparente, tutti va via. Ulisse uscelza, il gotri d'acqua al sguela sopra la pelle de su pet. Us ferma incantè da guardella su moi, lei fa bocca da reid e la illomna tutta l'aria da tonda la su fata. Intent, lì, la savzoina me su morei e su un pan la isoga pianen, pianen, come se fosse dal carezzi che da vent'anni la vleva fè, da sec i sabrazza. Ma Ulisse la paura di strenzla per non fare mal. Lì, invece, la sta aggrappata sotto te ben uscire a mucce da quando la l'aspiteva. Appena sta cumos, perdesi un sacco di robi belli al bocchi, al tremeva e basta. Grazie. Grazie, grazie a Tonino Guerra.
grazie. Grazie a Tonino Guerra e a Roberto Mercadini, grazie ancora, grazie, 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 grazie. Siamo felici, onorati e orgogliosi di avere un sì dolce finitore. Grazie. Allora.